Diamo adesso lettura dei risultati con la relativa classifica del campionato di promozione. Parliamo del girone B. A Villa Franca Tirrena, Castelbuono batte Atletico Villa Franca 2-1. Castelbuonese, Riviera Messina Nord 4-0. A Terme Vigliatore, Ciapazzi, Pistunina 0-0. A Fiume Freddo, Sporting Taormina batte Fiume Freddese 1-0. A Messina, Città di Milazzo, Ghibellina 2-0. A Sant'Angelo di Brolo, Santa Giolese, Sinagra 0-0. Torre Grotta, Mamertina 3-3. Riposa, Randazzo. Vince lo Sporting Taormina, ma vince pure anche la Castelbuonese ed entrambi sono in vetta in questo girone B del campionato di promozione. Classifica. Castelbuonese e Sporting Taormina 29 punti, Sant'Angiolese, Città di Milazzo 27, Pistunina 20, Fiume Freddese, Sinagra 19 punti, Ciapazzi 18, Mamertina 17, Randazzo 16, Castelbuono 14 punti, Torre Grotta 12, Ghibellina, Atletico Villafranca 6, chiude la classifica Riviera Messina Nord con 4 punti. Ciappazzi e Riviera Messina Nord una partita in meno. Ciccio, Sporting Taormina che oltre a primeggiare, parliamo del Taormina in eccellenza, vedo che anche nel campionato di promozione ambisce probabilmente ad un'altra vittoria sonante in campionato. Beh Ettore, se il girone A era un girone con un padrone contrastato, al momento il girone B è proprio molto appassionante. Stamattina quando lo studiavo e vedevo i risultati degli anticipi e mi preparavo per le partite di oggi, vedevo che erano tre squadre stamattina in testa, che erano Castelbuonese, Sporting Taormina e Sant'Angiolese. Quindi mi sono divertito a fare un paragone politico attuale, sì, c'erano infatti, le primarie c'erano oggi le primarie. Nel girone B di promozione e dalle primarie è uscito un ballottaggio con Castelbuonese, Sporting e Taormina che sono andate a vincere, mentre invece la Sant'Angiolese si è fermata. Ha raccolto solo un pareggio. Ti segnalo un big match nel prossimo turno, sì? Sporting Taormina, Sant'Angiolese. Oh, bello, bello, questo sarà un incontro da senza dimenticare Città di Milazzo che certo. Si è inserito dal secondo posto. Antonio, però il fatto che insomma il Taormina è in eccellenza, in promozione lo Sporting Taormina, cioè si rischia poi magari un po' di sperperare un patrimonio economico per una piccola cittadina che poi tanto piccola non è ed è sicuramente molto importante, quale appunto Taormina. Ma io sono del parere che bisogna sicuramente unire le forze, ma a Taormina c'è una tradizione anche in questi livelli, cioè le squadre sono state sempre importanti. Stesso discorso a Castelbuono, io ho avuto l'opportunità di incontrare la Castelbuonese l'anno scorso in Coppa Sicilia e devo dire che c'è un clima abbastanza sereno e soprattutto di serena competizione anche con l'altra squadra del paese. Possibilmente cioè, con giocatori del luogo, sono senza del grande luogo, dispendio di energie economiche. Sono del luogo, sono una squadra che secondo me quest'anno farà il salto di categoria. Però attenzione a questo Sporting Taormina. Sì, secondo me può far bene, però la Castelbuonese secondo me... Benissimo, vedremo se il tuo pronostico sarà azzeccato oppure no. Proseguiamo, continuiamo a parlare del campionato di promozione e poi dopo mi ricollegherò ancora di più con Antonio perché parleremo di un girone importante, perché quello insomma di Giarre, Troina, Atletico Catania, chi più ne ha più ne metta. Squadre che probabilmente forse insomma è una categoria limitata questa qua della promozione. Secondo me sì, potrebbero ammirare la categoria superiore. Benissimo, però vedremo come andrà a finire. Diamo subito a questo punto lettura, i risultati e poi la classifica del girone C del campionato di promozione. AC San Filippo, Giarre Calcio 2-2. A Giria, Missoria, Sporting Battiati 2-2. Atletico Catania batte Rari Nantes 3-0. Real Aci Troina 1-1. Real Avola Sicula Leonzio 2-0. Sport Club Palazzolo Atletico Pedara 1-1. Sporting Priolo batte Pachino 2-1.
Riposa, comprensorio normanno. Seppur pareggiando ad AC San Filippo, il Giarre continua ad essere la squadra leader di questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo la classifica al completo. Giarre Calcio 33 punti, comprensorio normanno 27, Sicula Leonzio 24, Real Aci 22, Sporting Priolo 21, Sporting Battiati, Sport Club Palazzolo 20 punti, Atletico Catania Pachino 19, Aci San Filippo 18, Troina 14, Atletico Pedara 13 punti, Rari Nantes 8, Agira Nissoria 6, chiude la classifica Real Avola con un punto. Anche Agira e Troina una partita in meno. Ciccio, Giarre che mi sa che questo insomma, è l'anno suo, no? L'anno della promozione. Facciamo tutti i debiti scongiuri, però sulla carta sembrerebbe l'anno della definitiva consacrazione e quindi del passaggio al campionato di eccellenza. Allora, scusandomi con i tifosi del Giarre che saranno magari un po' più scaramantici di Ettore, staranno toccando ferro, sì, il girone C ha una squadra battistrada che è il Giarre, anche se oggi si è fermata fuori casa, che nel prossimo turno avrà, anche qui segnalo, una bella partita tra il Giarre e il Real Aci, quindi sicuramente sarà una partita importante che qualora il Giarre dovesse vincerla, e sempre fanno certo. Gli scongiuri, potrebbe veramente andare in fuga. E come tu sai io sono un accanito scommettitore, quindi mi piacciono i dati statistici numerici. E quindi? E oggi ti dico che la 14ª giornata del girone C è stata una giornata con 20 reti segnate, quindi anche qui molti, molti gol, molti over come si dice in gergo, e ben 5 partite su 7. Hanno segnato entrambe le squadre. Non parliamo però di scommesse, no. Nel campionato dilettantistico, perché insomma, non vorrei che magari qualcuno insomma, con la fantasia volasse, Antonio, no? Perché l'anno scorso c'era qualcuno che addirittura scommetteva sulle partite nel campionato dilettantistico siciliano, si giocava a Malta, quindi vabbè, lasciamo sta storia vecchia. Giarre in testa, 33 punti, dietro insomma c'è un po' di bagarre, però sulla carta credo che il Giarre quest'anno forse corona un sogno. Ma hanno mantenuto l'intelletto dell'anno scorso, hanno dei calciatori abbastanza importanti anche per questa categoria, mi riferisco da Leo e Sottile che sono comunque, si conoscono molto molto bene, poi Romeo è un allenatore abbastanza sicurezza. Da sicurezza. Però io non lascerei dietro in l'Aci San Filippo di Zingherino. È un po' attardata però. Sì, però Zingherino ha preso la squadra da poco e secondo me lui ha molta molta competenza. Beh, un allenatore determinato. Assolutamente. E c'è qui una situazione in cui ci sono squadre che per scelta hanno fatto il campionato di promozione, comprensione normale, un paternò, e squadre ripescate dalla prima categoria pur non avendo... fatto. Quindi è una situazione un po' strana, infatti. Però per esempio il Real Aci che ha fatto un campionato meraviglioso lo scorso anno, ha vinto proprio il suo girone, quest'anno con la sua stessa intelaiatura nelle zone alte della classifica. Non è così, perché loro hanno fatto una scelta d'inizio con un allenatore che ha cambiato praticamente radicalmente tutto l'assetto dell'anno precedente. Però l'obiettivo della società è quello di vincere. L'obiettivo della società è di perlomeno fare i playoff. Hanno adesso sostituito l'allenatore Cesciuto, che è abbastanza importante, l'anno scorso era San Pio, quindi anche loro secondo me faranno una gran bella figura nel torneo. Leonzio Ciccio che ha riorganizzato il tutto, nuovo presidente, nuovo allenatore, salutiamo Pierpaolo Alderisi, ma soprattutto una squadra che rappresenta una città che ha un blasone importantissimo. Beh, direi che per un siracusano magari è una bella notizia, perché comunque tante vicissitudini in questi anni allentini avevano fatto sì che la squadra non esprimesse quello che la piazza magari merita. Quindi infatti, speriamo sia l'anno buono, perlomeno per un campionato all'altezza della situazione. Certo, ci mancherebbe. Passiamo adesso alla girone D e chiudiamo quindi la finestra dedicata al campionato di promozione. 14ª giornata, questi i risultati. Accademia Empedoclina batte Comiso 2-1. Jobing Santa Croce, Atletico Gela 1-0. Adacate, Real Biscari, Canicattì
3-2. Sciacca, Libertas 2010, 1-1. Arracalmuto, Ribera 54, batte Sporting Club Racalmuto 1-0. A Caltagirone, USA Sport, Aquila San Michelese 1-0. Riposano Mussomeli ed Aragona. In classifica, con questa vittoria fuori casa, Ribera consolida la prima posizione, a seguire tutte le altre squadre, grosse difficoltà secondo me per quanto riguarda le inseguitrici, perché il Ribera, sia per blasone sia anche per organizzazione, probabilmente è la squadra da battere in questo girone D del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Ribera 54, 32 punti, Mussomeli 27, Libertas 2010, 21, Sporting Club Racalmuto 19, Comiso Canica T 18 punti, Accademia Empedoclina 16, USA Sport 14, Sciacca 13, Aragona e Jobbing Santa Croce 12 punti, Atletica Gela Real Biscari 8 punti. Chiude la classifica Aquila San Michelese con 5 punti. E sottolineiamo anche che lo Scicla è stato escluso dopo la quarta rinuncia e che inoltre l'Aquila San Michelese, l'Aragona, il Canicattie e la squadra dello Sciacca hanno una partita in meno e addirittura lo Sciacca due punti di penalizzazione. Ho detto bene su Ribera? Se il girone A e il girone B ricalcavano un grande equilibrio, sulla scia del Giarre nel girone C abbiamo il Ribera nel girone D, che oggi ha conseguito questa... Faceva l'interregionale lo scorso anno. Evidentemente vuole tornarci, insomma. Probabilmente sì. L'obiettivo è quello. La vittoria di oggi ha permesso di allungare sulla seconda, che era ferma, che riposava. Quindi, fermo restando che, come diceva poco fa il mister, a dicembre uno deve sempre stare attento a non fare... E, come posso dire, commenti definitivi, perché aspettiamo un po' questa, le giornate post mercato, diciamo che c'è invece molto equilibrio nella lotta playoff. Il girone D è stato il girone con meno gol, anche se è quello con meno partite, perché come dicevi tu giustamente, in virtù del ritiro dello Scicli si giocano 6 partite anziché 7. È stato quello con meno gol, 13 gol, partite molto equilibrate, vittorie di misura e solo un pareggio. Quello di Sciacca, insomma. Sì, Ribera probabilmente è una squadra ben organizzata, però dietro deve stare attento, non deve mangiare troppi panettoni e deve prepararsi. Giusto questa dei panettoni. Antonio, per chiudere sul campionato di promozione, il Ribera, dicevo poc'anzi, insomma, fino all'anno scorso giocava nell'interregionale, un campionato importantissimo. Questa è la dimostrazione che se non si è organizzati, probabilmente poi insomma, mantenere il livello altissimo è sempre molto 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 difficile. Ma qui c'è la discorso di Ribera, che fa sicuramente una squadra importante. C'è da sottolineare anche che lo Scicli ha abbandonato il torneo, e questo è sicuramente una sconfitta per questo tipo di società, che hanno fatto veramente molto anche in passato. Squadre con punti di penalizzazione che un po' fanno, è lo specchio di quello che c'è nel calcio di fatto. Scicli, che insomma è un nome importante, no, della provincia ragusana, che è costretta praticamente, esatto, in pieno campionato a rinunciare. Questa è la dimostrazione che se non si è preparati, organizzati, esatto, si rischia solo di non soffrire. Si può improvvisare, assolutamente. Allora, per chiudere e ringraziare anche la presenza di Antonio Costa, volevo fare la battuta finale legata a questa tua nuova esperienza col Tutto Catania. Sì. Hai detto che è un progetto che sta partendo pian pianino, ma è da questi piccoli progetti che si buttano le basi probabilmente per delle cose anche un po' più impegnative. Sì, noi abbiamo condiviso questa scelta con Claudio, abbiamo vinto 7 partite su 7, quindi voglio dire non è quello. Però sicuramente ci sono moltissimi giovani e soprattutto, ripeto, un momento di studio anche per il futuro. Benissimo. È anche un campionato un po' meno stressante rispetto a quelli che hai vissuto sino a un paio di anni fa. Molto, no? Meno stressante, sì. Bene, allora noi ti ringraziamo, ti auguriamo grazie buon lavoro e ti prometto ufficialmente, vedremo un po' di incastrare anche la disponibilità di Claudio, di avervi di nuovo ospite. Assolutamente. Qui ospiti in questo caso, perché insieme però a Claudio. Dopo altre 7 vittorie. Magari. Dopo altre 7 vittorie magari. Con l'anno nuovo sicuramente a quel punto il campionato sembrerebbe un po' quasi definitivo. Beh,
non in positivo. Assolutamente. Benissimo. Buon lavoro ad Antonio Costa, allenatore del Tutto Catania, squadra di terza categoria, ma per l'occasione mi sembra giusto coinvolgere Antonio, a parte perché insomma lui è stato una persona molto disponibile, perché volevo parlare del campionato di promozione, che è un campionato importante. Ciccio, devo farti i complimenti, sei stato pimpante, preparatissimo, bravo, bravo, veramente bravo. Il debutto del nostro commentatore del campionato di promozione è stato straordinario. Hai superato a pieni voti il tuo debutto televisivo. Allora, qualche panettone lo mangerò. Panettone lo mangerai sicuramente. Bene, allora noi con il nostro Ciccio ci vedremo chiaramente la prossima settimana con il campionato di promozione. Invece la nostra Giulia rimane qui perché adesso anche lei ha imparato a memoria il lancio della pubblicità. Sì, Ettore, ci vediamo proprio tra qualche minuto, sempre qui su Sesta Rete, canale 215. Adesso, amici di Penalty, la pubblicità. Ci vediamo tra poco.